1986, quindi facciamo un salto indietro nella storia. Sono macchine addestratori storici utilizzati in Italia e non solo alla fine degli anni 40 e agli inizi degli anni 50. I piloti a bordo dei G46 sono Giovanni Marchi e Silvia Sorlini, che sono i leader, sono marito e moglie, Francesco Dante e Andrea Colombini, Mario Cotti e Ivan De Boni. Capoformazione e dopo un'esposizione pubblica la sede a Bergamo, Orio al Serio, ed eccoli di nuovo qua, in virata a sinistra. L'altro velivolo intanto si separa, uno dei G46, e ci darà dimostrazione. Entra nella manovra verticale per una foglia di quadrifoglio. Immaginate questa figura ripetuta altre tre volte e immaginate un fiore, i quattro petali del fiore, le quattro foglie. Il G46 è stato un aereo da addestramento sviluppato dalla Fiat Aviazione negli ultimi anni 40. Ecco intanto gli altri due. Prodotto tra il 1900 che in quella biposto ed ha prestato servizio, oltre che nei reparti e scuole dell'aeronautica militare, anche in quelle delle forze armate austriache, di Argentina e Siria. Intanto avete seguito il suo primo volo il 25 giugno 1946. Mezzotto cubano e adesso il velivolo solista Silvia Sorlini, Francesco Dante, Andrea Colombini, Mario Cotti e Ivan De Boni.